Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Questo è il primo vlog del periodo natalizio e ovviamente stiamo parlando di addobbare casa, fare l'albero, fare il presepe, insomma vi porto con me quelli che sono i primissimi preparativi di questo mese natalizio. Nella nostra tradizione noi facciamo albero, presepe e mettiamo tutte le decorazioni sempre l'8 dicembre, ma questa volta il vlog inizia il giorno prima, infatti siamo il 7 dicembre e adesso voglio farvi vedere qui fuori dalla porta chi è arrivato a trovarmi. No, non sto parlando del cane che è venuto qui proprio in questo momento, ma sto parlando di lui, il nostro albero di Natale. Questo è il terzo o quarto anno che usiamo lo stesso albero, perché come vedete è un albero vero che annaffiamo tutto l'anno e poi lo riutilizziamo ogni Natale. Per ora è cresciuto un po', magari non è proprio drittissimo, però è cresciuto bello sano e niente, quindi anche quest'anno sarà lui il nostro compagno. Quando sarà troppo grande per entrare in casa, allora a quel punto lo pianteremo da qualche parte nella campagna qui intorno, dove sono già stati piantati negli anni altri alberini di Natale che erano appartenuti alla famiglia di mio marito. In questo salotto un po' da riordinare leggermente, perché ci sono anche i panni stirati che devo mettere a posto, comunque vabbè, per domani metteremo tutto in ordine. Abbiamo messo qui davanti al caminetto, per farlo asciugare un po', il muschio per il presepe. Praticamente non c'è un angolo della casa che io possa riprendere che non sia completamente in disordine, quindi tutto quello che c'è dietro di me è un gran casino. Ma a parte questo, adesso chiudiamo, ci salutiamo per oggi, ci vediamo domani per completare l'opera. Oddio no, siamo andati troppo avanti, torniamo indietro. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Santa's gonna come and join us in this song. Christmas in my heart.
eccoci qua, oggi è il 9 dicembre, io sono in ferie, quindi questa mattina sono qui da sola a casa a godermi l'atmosfera natalizia che abbiamo creato ieri. Come avete visto, il nostro è un Natale piuttosto semplice, ogni anno riutilizziamo praticamente le stesse decorazioni da anni e nonostante ogni anno avrei voglia di fare il classico albero con due, tre colori, quindi che sia un po' armonioso anche dal punto di vista cromatico, in realtà poi non lo faccio mai perché mi dispiace lasciare tante palline dentro le scatole e non aprirle per un altro intero anno. Quindi in realtà il nostro albero è sempre coloratissimo, ci sono palline addirittura che erano di El Maritino di quando era bambino, che sono tutte scolorite e rovinate, ma sono anche le più belle. E poi ci sono le palline che abbiamo collezionato aspettando Katia, delle palline che abbiamo comprato nei nostri viaggi, quindi insomma è un albero che racconta un po' la nostra storia. Ovviamente non può mai mancare il presepe nel nostro Natale e cerchiamo anche di farlo abbastanza grande, abbastanza curato, ecco. Quindi mettiamo sempre del muschio vero, abbiamo tutte le nostre statuine e una cosa che mi piace molto è la nostra capannuccia, la capanna dove è nato Gesù, perché anche questa apparteneva alla nonna di Riccardo, che abitava proprio in questa casa e che quindi in realtà non abbiamo mai realmente portato via, perché l'abbiamo mantenuta nella sua casa e la continuiamo ad usare anche noi ogni anno. Nel resto della casa non c'è molto altro in realtà, la maggior parte degli addobbi sono qui in cucina e in salotto, quindi abbiamo albero, presepe, lucine e poi qualche piccolo soprammobile, le creazioni che ha fatto Katia l'anno scorso a scuola, qualche candela e così via, però insomma cerco di sparpagliarle un po' per casa per rendere ogni stanza un po' più natalizia. Adesso vi faccio vedere quali sono i pezzi forti del nostro Natale, quegli oggetti che ogni anno tiro fuori dalle scatole e mi rendono piena di gioia e non vedo l'ora di poterli riavere sotto gli occhi e poterli riutilizzare durante il periodo natalizio. Partiamo da questo, sono molto soddisfatta di questa decorazione che in realtà viene dal mio negozio, lo usavamo per le vetrine e adesso è rimasto a me. Di solito lo mettiamo fuori intorno alla porta d'ingresso, ma quest'anno ho deciso di addobbare così la cucina perché mi piace moltissimo la mia cucina, quindi credo ci stia bene e vi abbiamo anche messo all'interno delle luci, un filo di luci che ci avanzava. Non è bellissimo questo pezzettino qui, però insomma non importa, non volevo stare a smontare la cucina per mettere un filo di luci. Abbiamo anche appeso delle piccole decorazioni di legno che una volta mettevamo nell'albero e che adesso invece mi piacevano appese qui in cucina. Questo è un altro pezzo forte della mia collezione natalizia e anche questo proviene dal mio negozio. Ogni anno lo tiravo fuori sperando che venisse acquistato, ma evidentemente era destinato a me perché poi nessuno l'ha preso. È composto da questo piedistallo di legno e al quale si possono appendere quattro tazze natalizie. Io le adoro, tanto che io durante il periodo di Natale praticamente faccio colazione sempre con queste. Altro pezzo forte è questa meravigliosa teiera che mi ha regalato la mia sorellina l'anno scorso, se non sbaglio, che è così composta. Ecco qua, abbiamo la tazza con il suo coperchio e la teiera vera e propria. E anzi, il coperchio, in realtà ho sbagliato, scusate, va qui. Eccolo qua. Allora, io anche questa la uso. Quando il pomeriggio mi capita di farmi un tè, lo metto sempre qui dentro e non lo so, è come se avesse un sapore diverso, è veramente bellissima. Sarebbe impossibile per me tenerla solo come soprammobile, quindi la uso molto molto volentieri dall'8 dicembre fino al 6 gennaio. Ultimo, ma non per importanza, questo piccolo soprammobile in realtà è tipo un piccolo scrigno perché si apre, ok, dentro non c'è niente al momento, comunque a forma di libro con la Sacra Famiglia sopra. Lo tengo sul mio comodino e vi dirò che quest'anno mi sono dimenticata di metterlo via e quindi è stato con me tutto l'anno, da Natale dell'anno scorso. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io spero vi sia piaciuto stare con noi questo 8 dicembre, vedere come abbiamo addobbato la nostra casa per il secondo Natale come famiglia e fatemi sapere nei commenti come inizia il vostro Natale, quindi come fate l'albero, se avete delle tradizioni, se lo fate da soli o in famiglia, se l'albero è vero o finto, lo fate il presepe, addobbate tutta casa oppure rimane soltanto un angolino dedicato a Natale. Insomma, fatemi sapere tutto, sono molto curiosa. Noi ci vediamo prestissimo in un altro video perché questo Natale sarà pieno di bei video natalizi e tanti vlog per stare insieme. A presto!